Buongiorno, allora, oggi voglio far vedere come si utilizza il Macco. Noi vogliamo arrivare a destinazione con questo video facendo questo, ok? Il bastoncino. Bastoncino non a garbati, che è quello con il bambù all'interno, ma semplicemente in stile tibetano o giapponese. Ok, cosa ci vuole per prima cosa? Gli ingredienti, ovviamente, e il macco, ok? Il macco è un legno in polvere, ovviamente viene venduto in polvere. Sono due alberi in realtà. Il primo, chiamato proprio Macco, viene dal Giappone, Macilus tumbergi, il nome scientifico è una lauracea, cioè ovvero la famiglia dell'alloro, diciamo, o anche della cannella. O se no, come anche ho scritto e come vendo nel mio store su Etsy, la è il nome che si trova in Nepal, o Joss, anche Joss, per l'India. È un albero molto simile, si chiama Lycaea glutinosa. Lycaea glutinosa è sempre una lauracea, quindi è sempre simile a un alloro, sempre simile al Machilus, soltanto questa qui è molto più glutinosa, appunto come dice la parola. Quindi rilascia molte sostanze che aiutano ad aggregare, a fare il nostro effetto, quello che vogliamo, il collagene, cioè la parte che incolla tutta la nostra materia che vogliamo mettere dentro. Quindi, quando vogliamo fare il nostro bastoncino, dobbiamo scegliere, vabbè, innanzitutto le materie. Ci prendiamo il tempo fondamentale, ok, il mood giusto, diciamo mood che va di moda come parola, il mood, l'atteggiamento, l'attitudine giusta, rilassamento, anche una bella meditazione, magari prima, passeggiata nel bosco, raccogliere le materie e poi carta e penna. Fondamentale, scrivere quello che volete realizzare, volete tirare giù come idea. E mettete accanto ovviamente in titolo la data di partenza di questo incenso, magari anche l'idea di che cosa volete ottenere, le materie che avete preso e la bilancia. Camera girl, bilancia. Ok? La bilancia. Anche questo è un oggetto fondamentale per il nostro lavoro. Continua, continua, camera girl, vieni più in qua e avvicinati facendo vedere la bilancia, che è uno dei pochi strumenti che noi abbiamo di bisogno. Questa va proprio al grammo, questi sono 2 grammi, l'uno l'ho perso. Comunque è molto precisa. A differenza delle bilance, quelle elettroniche, tipo, ecco, questa è una bilancia sinceramente discreta, 15 euro, che misurerebbe anche al grammo, ma quando vai a mettere la polverina piano piano, lei non riesce a riconoscere il peso, dato che noi andiamo a grammi, e stara, o comunque resta zero e non calibra bene. Il digitale costa poco, ma fa anche schifo. Quindi, meglio di tutti è restare su qualcosa di analogico. E altro attrezzo fondamentale è il mortaio, ok? Il mortaio è ottimo anche come scagliare al camera girl. Questo è un grande oggetto da difesa anche eventualmente. Ok, o comunque sia per fare ginnastica. Sì, questi due sono gli attrezzi fondamentali, diciamo, per fare il nostro incenso. Anzi, no, lasciamo qui perché magari io faccio vedere qualcosa, magari boh.
Bene, ok. Allora, carta e penna, abbiamo preso tutto il nostro occorrente di materiali, appunto, legni, foglie, cortecce, semi, qualsiasi materia che vi viene in mente, non per forza soltanto aromatiche, ne parleremo. L'importante è che noi nel nostro incenso abbiamo una parte combustibile e una parte aromatica. È inutile pensare soltanto a voler mettere dentro a un incenso, a un bastoncino, un tutto aromatico, perché uno vuole l'effetto bomba, no? No, perché se mettiamo tutta resina, per dire, ovviamente la resina è combustibile con il fuoco, cioè all'accensione lei prende fuoco come una diavolina, essendo ricca di olio essenziale, si incendia, ma noi abbiamo bisogno di una brace, abbiamo bisogno non di un fuoco, abbiamo bisogno della brace, e che consumi piano piano il nostro bastoncino, e che lui vada avanti appunto in autocombustione. Quindi cosa abbiamo di bisogno? Abbiamo di bisogno sì del combustibile, ma il comburente. Il comburente E diciamo, nel nostro caso è semplicemente l'ossigeno, quello che dà l'accensione alla combustione. Quindi noi, diciamo, non dobbiamo comprare o prendere l'ossigeno, dobbiamo soltanto calcolare che il nostro bastoncino sia non troppo compatto, e quindi ossigenato. Se mettiamo troppa resina, ovviamente la resina tende a sciogliere, si scioglie con la brace, ma soffocherebbe tutto, quindi spengerebbe il nostro bastoncino. Quindi ci vogliono le giuste proporzioni. E quali sono più o meno le giuste proporzioni? Manda fuori il gatto. Abbiamo eliminato il gatto. Quindi, la parte combustibile in genere sono i legni. I legni come quello più, diciamo, povero, il sandalo rosso, o alcune conifere come possono essere cipressi, abeti. Io da Taiwan prendo alcune conifere molto interessanti come la Tuja Sichuanensis, o chiamata Yabai, molto interessante perché ha questo aroma proprio classico, legnoso, dolce, leggermente balsamico di un cipresso. O se no il Camachiparis taiwanensis, chiamato anche Inoki giallo, e così via. Possiamo mettere anche semplicemente la cannella come polvere, come legno combustibile. Interessante è il Buddha Wood, il legno di Buddha, Eremophila micheli, viene dall'Australia, un legno molto particolare. Se no il Calo Cedrus, o Vate la pesca, o altri pini come il Pinus roxburghii dall'Himalaya. Altrimenti andiamo su cose molto più pregiate, che possono essere gli agarwood. Ci vorrà una puntata, se non due o tre, per parlare tutto per bene dell'Aquilaria malaccensis. Ok, quindi i legni sono quelli più combustibili. Poi noi dentro ci possiamo mettere, come magari anche fiorellini di rosa, boccioli, altre cose come spezie. L'anice stellato è molto interessante, va tutto ben polverizzato però, ok? Quindi pestato bene, anzi non sempre pestato, percosso, ma ruotando. Altra puntata episodio per parlare un po' del muovere e macinare bene al mortaio. Comunque sarà un lavoro tanto di olio di gomito, ok? E basta. Quindi la parte combustibile, anche diciamo un po' aromatica, è questa, l'ho introdotta. C'è bisogno, insomma, non è obbligatorio, ma le resine sono il cuore della parte aromatica, naturalmente, che possiamo trovare. Poi dopo lo possiamo rinforzare ancora di più con olio essenziale, ma olio essenziale, ma altro mondo ancora. Parliamo step by step, piano piano. Adesso quello che mi interessa a me è in qualche modo arrivare in fondo e parlare del Mako, facendo vedere come si utilizza. Quindi io prendo adesso
semplicemente un sandalo, il sandalo rosso. Ah, certo, non ho parlato del sandalo vero, che il sandalo quell'altro costa tanto, e quindi evitiamo i primi tempi di fare pacciuchi. Non buttate via niente, se sbagliate lasciate lì e lo riprendete in mano prossimamente. Prendo 5 grammi, questo sarà un po' di più di 5 grammi, vediamo, questi sono 5 e questo più grande è 10, vediamo, sta tra 5 e 10. 5, perfetto, ok, no, 5 grammi, bene, 5 grammi, noi prendiamo, buttiamo nel mortaio, benissimo. Allora io qui potrei mettere tante cose, ma diciamo di quella parte combustibile che dicevo prima metto solo questa. Poi metto un'altra, posso mettere una resina, voglio mettere una resina semplice adesso per non complicarmi la vita. Questa è finita, ma comunque è una colofonia, parlerò anche che cos'è la colofonia. Quindi, essendo una resina, dobbiamo metterne non più di un 20%. Ok, 20-25% all'inizio è già una buona percentuale. Quindi su 5 grammi il 20%, 2 grammi circa. Bene, quindi veramente va adesso con queste... No, no, non importa, non importa, resta lì il cameraman. Ok, siamo circa a 2 grammi, che poi anche un po' di meno di 2 grammi, perché siamo quasi al 50%, ma prendiamola così, sarebbero meno, un grammo e mezzo qua. Ok, comunque questa resina, ho scelto questa perché è molto aromatica e si sbriciola bene, quindi abbiamo bisogno di polverizzare la nostra resina. Prima la percuotiamo un pochino per spaccare il chicco grande. Avvicinati, alza e piega così, brava, un tuffo dentro al mortaio. Aspetta, guarda, a questo punto ti tieni il braccio, io mi giro, ecco, ti muovo io. Ho il manfrotto portatile, organico, il manfrotto organico. Ok, quindi dopo averla polverizzata, come ho detto, ho scelto una resina molto facile, difatti è sparita completamente. Bene, ritorna a te. Bene, ok. Altra cosa da fare sarebbe da setacciare. Ok, setacciamo. Non mi ero organizzato con un colino, un semplice colino da tè, e versiamo il contenuto del mortaio, tutta la nostra miscela. Beh, bravo. E ecco, come vedete, avvicinati, si vede residui, e quindi questo non brucierebbero bene, o almeno tenderebbe a soffocare il nostro bastoncino. Più che è fine ovviamente la nostra polvere, e meglio sarebbe. Questo diventa tanto difficile come lavoro appunto al mortaio. Comunque va bene, questo è il nostro incenso, semplicissimo o complicatissimo, fatto da tantissime materie, ma questo è il nostro incenso. Ok, quindi lo ripesiamo, guardiamo cosa è andato via di scarto e rifacciamo un'altra volta la percentuale. Questo è il 100% del nostro prodotto che vogliamo ottenere, perché questo è il nostro incenso. Quindi questo lo possiamo mettere dentro a un barattolo di vetro. Questo è un altro incenso che sto facendo per un cliente, che potrebbe essere anche farlo diventare un cono. Anzi, questo potrebbe essere già un cono. Parlerò dei coni la prossima volta, perché sto andando fuori di cervello con i coni, con le richieste che mi vengono fatte, anche parecchio assurde.
Questo è il nostro incenso che noi lo possiamo mettere qui e pensare eventualmente come evolverlo ancora di più o chissà che cosa, no? Trasformarlo. L'abbiamo pesato, abbiamo detto che ha un peso, 10 grammi, e a questo punto dobbiamo aggiungere il macco. Ah, ovviamente qui ci possiamo mettere anche l'olio essenziale. L'olio essenziale avrà bisogno di tempo, quindi deve stare lì almeno 24 ore a riposo perché deve sciogliere le resine e così fa anche da buon fissativo la resina all'olio essenziale. Parlerò anche di questo. Adesso velocizzo, dobbiamo mettere il maco del nostro 100% di prodotto, dobbiamo metterci circa un 25-30%, ok? Quindi abbiamo detto altri 20% di 10 grammi, 20% sarebbero davvero 2 grammi, quindi ho detto 30, però quindi sarebbero circa 3 grammi, che non ho il pesino, ma stiamo abbondanti andando sui 4 grammi. 4 grammi è troppo, non mi piace, però. Va bene, ok? Per essere precisi sulla percentuale che ho detto, 25-30 grammi sul nostro incenso. Metto dentro, giro un po'. Ora qui sembro, mamma mia, sembra fare un tutorial di cucina. A farina, un uovo, ora ci butto un uovo dentro. Adesso si passa a un'altra fase delicata che è l'acqua. L'acqua io quando sono quantitativi così piccoli, perché in genere io e mia figlia, quella che c'è di là della camera, facciamo grandi masse di incenso, ovviamente ne faccio un certo quantitativo e poi torchiamo con una macchinetta, quindi l'acqua io la uso a bicchieri. Comunque voi utilizzate un qualcosa che si possa erogare l'acqua in maniera delicata, ok? Qui la percentuale è tanto difficile da calcolare. Perché ogni legno, ogni materia, quindi anche foglie, cortecce, semi o che altro, hanno il suo modo di reagire, di succhiare acqua. Bene, se io muovo, ora vi farò venire un capogiro. Andate piano a mettere acqua, perché lì per lì vi sembra di non aver messo niente. E già qui io posso aver esagerato perché parlando mi sono un po' distratto, però non avete rimorsi, no rimorsi, come si dice, non vi schifate insomma a mettere le mani dentro. Questo può essere già un quantitativo quasi sufficiente per fare il nostro bastoncino. No, giratelo così guardi te. Ah, guardo io. Vabbè, mi guardo da me. Ok, allora io piano piano. Cerco di aggregare tutto. Mi appoggio qui per stare più. Avvicinati un po'. Girati così ti guardi. Ok, io ritengo. Vedete, qua tende un po' a screpolare, quindi ci aggiungo ancora veramente qualche goccia. E perché il macco o l'aha che sia faccia la sua azione, deve avere ovviamente l'acqua leggermente calda o comunque già col calore della mano puoi riscaldare il tuo impasto e fare in modo di muoverla affinché le mucillagini, il glutine che c'è all'interno si sprigiona e viene fuori e quindi dobbiamo fare alcuni movimenti tipo come può essere questo di allungarlo, poi ripiegarlo come si faceva con le katane, quindi a tanti strati, o se no come facevano le nostre nonne
quando facevano la pasta si usava il polso, si schiacciava, poi si ripiegava, si faceva di questo, che ovviamente è talmente piccolo adesso che proprio non ha alcun senso farlo. Comunque, e quindi lo faccio con le mani, facendo così, lo ripiego diverse volte, diverse volte. Ok, quindi io adesso che ho la mano sporca, anzi, adesso me la lavo così vi faccio vedere una cosina. Adesso che ho le mani pulite, lavate, la mano asciutta non si sporca più. Se è asciutta, se è bagnata, ovviamente si attacca un po', ma se è fatto bene il nostro impasto. Io faccio anche così perché in questa maniera tiro via altre mucillagini e guardo un po' tutta la consistenza, faccio diciamo un'analisi visiva del mio incenso. Comunque se io schiaccio, faccio qualsiasi cosa, a parte il sandalo rosso che rilascia sempre un po' di rosso, ma non mi si attacca più. Quindi un buon impasto. La mano non si attacca, non si sporca e tende a essere sempre comunque piuttosto elastico, non fa più le crepe, ovviamente ha un certo limite. Quindi questo è un buon impasto, cioè l'acqua è la parte più delicata. Poi ovviamente prendiamo un piano di legno non trattato, non formica, non smaltati, niente. L'MDF è il miglior materiale, costa poco e assorbe quella giusta quantità di acqua che rilascia durante il nostro procedimento del bastoncino. Avvicinati, abbassati. Ho preso un piccolo pezzettino che può essere più o meno la dimensione di quasi una falange, anche di meno in realtà, quindi ho già preso troppo. Poi con il polso ben appoggiato alla nostra superficie cominciamo a fare i nostri bagarozzoli. Ok? Bagarozzoli. Beh, ora qui ovviamente è tutto approssimativo perché io faccio una cosa oscena. Ok, bene, quindi questo potrebbe essere già il nostro bastoncino, che ovviamente resta solo che doverlo asciugare, dargli la lunghezza che volete, la dimensione. Io vi consiglio di stare sui 3 mm, perché bruci bene, si consumi in maniera giusta. Però ecco, avvicinati ancora più che puoi, madame. Si vedranno varie imperfezioni perché sono fatte dalle mie dita questa cosa. Quindi questa imperfezione io la vorrei migliorare. Come si fa? Mi sono fatto un attrezzo che c'è bisogno di un mio consenso, quindi dovete mandarmi una mail con una presentazione, nulla osta e tutto, perché questo oggetto è registrato, ho fatto il marchio mio, questo, ok? Questo qui c'è un copyright da qualche parte, ma ora si è andato via. Comunque, rotolo di carta igienica finito. Piano di una pizza o di un dolce, quindi si afferra e basta 2 volte fare di questo e forse sicuramente non ce la fate a vederlo. Oddio, ancora avrebbe da migliorare. Già un po' meglio? Bene. Gira. Ok, allora, questo che andrà a questo punto seccato, lo mettiamo su un piano. Un piano. Bene, io il piano, ovviamente anche questo deve essere di un legno non trattato in modo che assorba l'umidità. Faccia evaporare in maniera graduale e ovviamente io qui non è della dimensione che faccio con l'estrusore perché insieme a mia figlia faccio vedere, vieni, 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 vieni,
Vieni, vieni, vieni, vieni, vieni. Faccio vedere il nostro estrusore. Ok, gatto. Ok, qui invece mettiamo la nostra pasta qua dentro. Bene, qui dentro la pasta, questo è il foro di uscita e poi torchiando, girando, facciamo fuoriuscire il nostro... Ecco, beccato! Beccato il gatto! Fermati, sai! Fermati! Bene. Bene, ok. Quindi facciamo questo lavoro in maniera un pochino più rapida, le facciamo cadere dentro a queste listelle che ho fatto, tagliandola, qui ho già fatto una riga per dividere eventualmente quando è un po' fresca la pasta ancora e spezzettarli per avere le dimensioni o anche no, dopo, successivamente con le forbici. Basta, questo è il nostro bastoncino, in circa 24 ore tendono a seccarsi, un giorno e mezzo, quindi 36 ore anche meglio. Più che si asciugano lentamente e meglio è, perché troppo veloce vuol dire che c'è troppo caldo, c'è troppa aria secca, troppo poco umidità nell'aria, potrebbe portarvi anche un po' gli oli essenziali. Quindi una giusta quantità di umidità fa anche bene, perché secchino in maniera ottimale i nostri bastoncini. Poi ovviamente conservati dentro una bustina di plastica, vetro o qualcosa, perché un buon incenso fatto bene, 100% naturale, con olio essenziale o anche no, gli aromi piano piano tendono ad andare via. Quindi è inutile pensare di avere un incenso bomba, un bastoncino bomba che duri chissà quanto negli anni, perché se ci mettete gli oli essenziali spariscono. Anzi, quello sarà un vostro campanellino d'allarme quando comprate degli incensi, li lasciate lì per anni e magari li annusate e ancora c'hanno aroma, vuol dire che quasi sempre è chimica. Grazie.